Amici ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Foligno, città della Quintana, ma anche purtroppo città dei terremoti. Il mio saluto vi giunge dalla Piazza Grande, la Piazza della Repubblica, che è il cuore pulsante della nostra città e che fin dal XIII secolo vedeva confrontarsi il Palazzo del Potere Civile, cioè il Palazzo Comunale, e dall'altra parte il Palazzo del Potere Religioso, cioè stiamo parlando della Cattedrale di San Feliciano. Soltanto agli inizi del 400, XV secolo, sarà Ugolino Trinci a costruire il Palazzo Trinci, che delimiterà il lato nord della piazza. Sempre in quel secolo saranno ristrutturate delle costruzioni attigue alla cattedrale, saranno in nuce il Palazzo delle Canoniche, sotto cui si apriranno tutti i laboratori, direi le botteghe più importanti degli artisti presenti in città. Due nomi fra tutti, quello di Niccolò di Liberatore, noto come l'Alunno, e di Pier Antonio Mesastris. Ebbene, questi edifici nel corso dei secoli purtroppo hanno subito molti danni dovuti a terremoti. Ne ricordo uno in particolare, 1832, terremoto, pensate, decimo grado, di intensità decimo grado della scala Mercalli. Allora il Palazzo Comunale, ma anche il Palazzo Trinci riportarono danni gravissimi, in particolare per il Palazzo Comunale crollò quello che era il Palazzo dei Priori, quindi fu necessario ristrutturarli. 1835 viene approvato per il Palazzo Comunale il progetto firmato dall'ingegnere Antonio Mollari, il quale prevede la costruzione di un palazzo a tre piani con una facciata neoclassica caratterizzata da sei colonne con capitelli ionici, nella parte sottostante vari ambienti caratterizzati da archi a tutto sesto. Beh, qualcosa di similare fu fatto anche qui per il Palazzo Trinci. Il progetto però porta la firma di un altro ingegnere, sto parlando del Vitali, Vincenzo Vitali, che però si confà quello che era stato lo stile già approvato, quindi dal Mollari, e cioè anche qui troviamo una facciata neoclassica, sei colonne, ma i capitelli sono corinzi. Nella parte sottostante che si apre sulla piazza troviamo sempre molti ambienti con archi a tutto sesto. Ma ecco, la cattedrale, nonostante questi due edifici avessero portato grandissimi danni, devo dire che la cattedrale rimase pressoché indenne da quel terremoto del 1832, cosa invece che non è avvenuta in tempi più recenti, perché tutti noi ricordiamo il terribile terremoto del 1997 e successivamente quello del 2016. Ma parlare del terremoto del 1997 non si può non ricordare quello che è l'emblema di questo terremoto, almeno per la nostra città, la caduta del Torrino, questo lanternino che era stato posizionato nel 1500, quindi nel XVI secolo, proprio sopra la torre campanaria, una torre duecentesca con tanto di merli ghibellini, che noi vediamo tra l'altro rappresentati in un affresco nella chiesa della Madonna della Fiamminga proprio dal Mesastris. Ebbene, il tutto è stato ovviamente ristrutturato, sono intercorsi 10 anni per la riconsegna alla città e proprio il 14 ottobre del 2007 il Torrino è stato riconsegnato alla città. Non è avvenuta la stessa cosa purtroppo per la nostra cattedrale, restaurata una prima volta nel 97, poi ha subito di nuovo danni strutturali con il terremoto 2016, che dire, possiamo solo augurarci quanto prima che venga ristrutturata e quindi donata di nuovo a tutti noi cittadini, perché ne sentiamo molto la mancanza.